Amici di Campana nel Pallone, il più cordiale buonasera da Saverio Quadrano. Eccoci con una puntata speciale, Campana nel Pallone Live, speciale Supercoppa, perché tra esattamente 24 ore Juventus e Napoli si sfideranno al Mapei Stadium per l'assegnazione della Supercoppa, gara valevole per l'assegnazione appunto del terzo trofeo nazionale dopo il campionato e la Coppa Italia. Juventus vincitrice del campionato, Napoli della Coppa Italia del 17 giugno proprio contro la Juventus. E qui con me avremo anche altri ospiti nel corso della puntata, ma iniziamo con due grandi amici e soprattutto due grandi ospiti. Presento Luca Lacrimini, che è stato già nostro ospite a maggio nella prima puntata di Campana del Pallone Live, colui che l'ha giocato una partita importante, quel Napoli-Perugia che parse la Serie B. Ciao Luca! Ciao, buonasera a tutti. E poi abbiamo il nostro amico giornalista Gerardo De Ioanni, giornalista del Sanità e PioDaNapoli.it. Ciao Gerardo! Buonasera Saverio, buonasera a tutti. Sono veramente felice, ecco, di avere due ospiti come voi. Gerardo per analizzare dal punto di vista giornalistico questa partita, e Luca perché ha vestito la maglia azzurra e ha vinto col Napoli. E come dicevo poc'anzi, parto proprio da Luca. Anzi, prima di partire con Luca, aggiungo subito Massimiliano, così stiamo al completo, e poi parto con Luca con la domanda. Però voglio prima presentare i nostri ospiti, l'ultimo appunto, l'ultimo ospite che è Massimiliano Esposito. Un altro calciatore che ha vestito la maglia azzurra, che lo vedo in bassa frequenza e quindi lo aggiungo alla diretta. Eccolo qui. Ciao, ciao Massimiliano. È andato via Massimiliano? Forse c'è qualche problema di connessione, come purtroppo capita in Capitare. questi casi. Forse. Purtroppo non è stabile la connessione, ma rivediamo. Sono problemi che a volte riaffiorano. Speriamo di averli risolti. No, nel frattempo, ecco, continuo con Luca sperando di risolvere quanto prima i problemi con Massimiliano. Luca, ti stavo chiedendo, domani partita importante, è una finale. Tu hai vissuto una gara simile a una finale, perché quel Napoli-Perugia valeva la Serie B, lo valeva dopo che Napoli aveva perso ad Avellino quella finale playoff, anche se tu non eri ancora appunto tra i partenopei. Ecco, come si vive negli spogliatoi una gara così importante, Luca? Come si vive una vigilia di una gara che può valere, nel tuo caso valeva una vittoria di un campionato, nel caso appunto di domani varrà un trofeo? Ma è diverso perché la partita che tu ti giochi per vincere il campionato si gioca nell'arco di un campionato intero, quindi c'è quella partita che ti può dare la matematica per vincere, però si parla di un campionato come se uno gioca lo scudetto, ma giocarsi qualunque altra competizione, quando la partita è secca, è totalmente un altro mondo. Assolutamente, assolutamente sì. Io nel frattempo riprovo di nuovo con Massimiliano Esposito, visto che lo rivedo nuovamente in bassa frequenza, sperando che sia la volta buona, appunto per averlo in diretta, perché lo vedo, mi fa segno anche che c'è, però non riusciamo ad inserirlo. Eccoci qua. Ciao Max, benvenuto a Campana nel Ciao, Pallone ciao, Live. ciao a tutti, buonasera a Ciao, tutti. ciao Massimiliano, buonasera. Presento Ciao, Luca buonasera. Lacrimini. Ciao, Ciao, ciao piacere. Luca, ciao, piacere. Che ha condiviso con te, diciamo, l'onore di vestire la maglia azzurra, e Gerardo De Ioanni, giornalista del Sanità e di PioDaNapoli.it. Ciao Gerardo. Ciao Max. Ora, Max, prima chiedevo a Luca diciamo, di come si prepara una partita del genere. Ho fatto riferimento, diciamo, della sua esperienza napoletana a Napoli-Perugia, che valeva la promozione in Serie B. E lui giustamente mi diceva: sì, però è diverso perché una cosa è una partita di campionato, l'altra è una partita di coppa, una partita secca dove tu ti giochi tutto. Tu invece hai vissuto una finale, ma io non voglio ricordare la finale, voglio ricordare la semifinale, la partita con l'Inter che valse poi quella finale col Vicenza. Ecco, come si vive una gara così? Ricordiamo che all'andata finì 1-1, poi pure al San Paolo si andò ai rigori. Ecco, nello spogliatoio, nell'ambiente azzurro, come si vive una vigilia così, così importante, facendo poi una similitudine a quello che accadrà domani tra Napoli e Juventus? No, ma io credo che questo tipo di partite si preparano da sole, nel senso che anche l'allenatore non ha bisogno
di caricare più di tanto lo spogliatoio, i giocatori. Sono partite comunque, si sa che sono importanti, quindi non c'è bisogno di caricarle più di tanto. Per assurdo, le partite da caricare o da preparare nel migliore dei modi, a livello soprattutto di testa, sono le partite più semplici. Vedi, per esempio, partite che oltretutto il Napoli ha anche perso. Mi riferisco a una delle ultime, quella con lo Spezia. Sono partite ovviamente da dove sbagli l'approccio, no? Perché poi l'abbiamo visto contro la Fiorentina, dove l'approccio è stato completamente diverso ed è stato diverso anche il risultato. Quindi la differenza è solo quella. Assolutamente sì, Gerardo. A te non posso chiedere di come si vive lo spogliatoio una gara del genere perché chiaramente non l'hai vissuto, però giornalisticamente ora faccio a te questa domanda e poi la giro a Luca e Max. Parliamo, iniziamo a sviscerare un po' quale potrebbe essere la formazione del Napoli. Oggi Gattuso in conferenza stampa sembra aver dato l'indicazione di Petagna titolare e Mertens pronta a subentrare. Quindi formazione fatta, te la dico in 20 secondi e poi lascio a te la parola. Ospina in porta, Di Lorenzo per lui sulle fasce difensive, Manolas, Koulibaly, Demme e Bakayoko e alle spalle di Petagna, Lozano, Insigne, Zielinski con Politano e Mertens, due armi importanti nella ripresa, una gara che potrà andare anche ai supplementari. Sì, Saverio, hai detto bene tu. Più che altro Gattuso, mi passo di intendere, più che certificare la presenza di Petagna, ha certificato l'assenza, quantomeno dal primo minuto, di Mertens, ovvero che il belga è impossibilitato fisicamente a prendere parte al match dall'inizio. Questo se si tradurrà appunto nel vedere Petagna, io credo e mi auguro, dal primo minuto, Penso di sì. penso di sì, però potrebbe anche esservi un'alternativa, che io non voto, per quanto possa valere la mia idea, ovvero quello di riproporre Lozano prima punta, ma in questo caso credo, non so come la ritenete voi come opportunità, sia dettata al massimo da condizioni fisiche di Petagna, che magari possono non essere anche le sue al meglio, perché ricordiamo nell'ultima gara contro la Fiorentina ha avuto quel problema fisico Certo. che l'ha costretto ad uscire. Detto ciò, io, se mi permette, Saverio, volevo chiedere proprio a Massimiliano e a Luca, che appunto hanno giocato, quanto, io sono convinto, probabilmente sbaglierò, che proprio il limite di questo Napoli degli ultimi anni sia proprio un limite caratteriale e mentale. Mi spiego, anche il fallimento della gestione Ancelotti, senza entrare nel dettaglio perché insomma ormai è acqua passata, però vedevamo un Napoli che andava in difficoltà quando magari vedeva l'obiettivo del campionato ormai andato via perché era troppo distante dalla vetta, però in Champions poi giocava al massimo delle sue possibilità e infatti nel girone conquistò 4 punti, niente di meno che con il Liverpool. E questo limite mi sembra che lo stia portando avanti anche sotto la gestione di Gattuso, perché Massimiliano appunto ricordava le partite con Spezia, ad esempio, e ora non voglio memoria, comunque con lo Da Spezia, solo, il Napoli ha perso con Sassuolo, Sassuolo, Spezia, Sassuolo, un punto col Torino. No, ma esatto, è un il tuo 1-2. ragionamento è molto No, chiaro, volevo certo. dire Cioè, al Napoli, e quanto può valere, sì. questo dovrebbe presupporre che un problema del genere il Napoli non lo avrà tendenzialmente domani sera, perché la cosa è Domani. che il Napoli tendenzialmente non sbaglia. Ok, quindi prima Luca e poi Massimiliano raccogliete la domanda di Gerardo, quindi Perché lascio a voi voglio sapere da la loro, dato parola. che loro hanno giocato, Certo, quindi cioè, no, quanto è può chiaro, valere giustissimo. l'aspetto Giustissimo. caratteriale. Allora, le cose se ne possono dire tante, perché nel calcio, quando si parla da fuori, si può parlare fino a domani mattina. Poi dopo, quello che succede veramente nel campo è totalmente diverso. Allora, Napoli, ora si sta parlando del Napoli, giustamente, per tutti magari le defaillance che ha avuto in questa stagione in alcune partite. Però non è solo il Napoli, perché quest'anno, a differenza degli altri anni e nella storia, non degli altri anni, nella storia proprio del Vabbè, un calcio cambiamento e della classe, è chiaro. vita, tutti hanno perso punti. Perché se pensi che l'Inter con la rosa che ha, io potevo pensare che avesse 10 punti di vantaggio, invece davanti c'è il Milan. È una stagione Certo. totalmente strana e quindi ci dobbiamo abituare anche a queste defaillance, perché anche giocare ogni 3 giorni non è facile per nessuno e quindi tutti lasceranno qualcosa nel campo.
alla lunga di sicuro chi ne lascerà di meno ne avrà la meglio. E domani sera si prospetta una partita che alla fine sento molti commenti, perché insomma la Juventus è in grande difficoltà, ha perso a Milano con l'Inter e il Napoli ha vinto 6-0, quindi ci sarebbero tutte le carte per dire che comunque il Napoli sarà avvantaggiato in questa partita, ma invece questo sarebbe lo sbaglio più grande, perché non dare mai per morta la Juventus, perché comunque l'ha detto pure Gattuso, Insigne, Mertens, esatto, lui l'ha ripetuto pure oggi. No, ma io non parlo a quello che possiamo dire noi, parlo a livello di inconscio, no? Perché comunque tu vieni da un 6-0, la Juventus da un 2-0 a San Siro, dove veramente è stata la peggior partita della stagione e dell'era Pirlo, quindi sembrerebbe a 3 giorni di distanza tutto più semplice, ma il calcio non è questo, il calcio è quello che è imprevedibile, il calcio è quello che ogni partita poi soprattutto la Juve può succedere di tutto, assolutamente condivido, può succedere di tutto e quindi ci vuole, oltre che la massima concentrazione per queste partite, che comunque, come diceva Massimiliano giustamente, si preparano da sé, però ripeto, a volte nel calcio, ma anche nella vita, c'è l'inconscio è quello che nei momenti difficili magari dici, cavolo, oggi guarda la Juve come sta, noi abbiamo fatto 6 gol, forza, che è... No, non c'entra niente, no, perché Luca, il calcio è uno dei pochi sport, te lo dimostra Napoli-Spezia, dove può succedere di tutto, perché tra due, una squadra forte di pallavolo e una della bassa classifica di pallavolo ai punti, quasi vince sempre vince quella più forte. Nel calcio sbagli tanti gol e tu hai l'occasione di fare 2 gol. Questo è il bello del calcio, assolutamente. È l'imprevedibile, è il bello del calcio. Ecco, Max, ti giro anche te la domanda prima di Gerardo, che si chiedeva appunto se questo Napoli già dalla scorsa stagione, dall'era Ancelotti, diciamo, poteva palesare un problema soprattutto mentale, un problema psicologico. Quindi anche Gattuso poi l'ha richiamato anche nel corso della stagione, quel famoso veleno che più volte ha richiamato anche il tecnico calabrese. Tu sei d'accordo su questa disamina? Ma io sono d'accordo con quello che diceva Luca, nel senso che comunque oggi preparare un po' il tutto è sempre più difficile. Vuoi che si gioca spesso, quindi vedi l'ultimo periodo dove stanno giocando ogni 3 giorni, vuoi che il calcio è cambiato, perché magari ai tempi nostri una grande con una piccola non c'era partita, adesso le piccole, mi riferisco allo Spezia, mi riferisco anche al Benevento o addirittura al Sassuolo stesso, che voglio dire sta facendo un campionato incredibile, e che magari ai tempi nostri poteva essere reputata una piccola e quindi le grandi facevano meno fatica, invece oggi si vede una preparazione delle partite e soprattutto un atteggiamento più spregiudicato, no? Delle cosiddette piccole, e che mettono in difficoltà le grandi, quindi il campionato è un po' più combattuto. Sono tante piccole, non c'è mai secondo me un vero e proprio motivo perché succeda qualcosa, sono tante piccole cose che poi dopo fanno crescere, diciamo così, il problema. Lo diceva anche Luca, ci sono squadre attrezzatissime che vedi Inter che potrebbero stracciare il campionato e invece fa fatica. La Juve, vuoi o non vuoi, è una squadra attrezzata per vincere il campionato, però adesso sta ancora stentando. L'Atalanta fino all'anno scorso ha fatto campionati strepitosi e inizia a stentare pure lei. Il Napoli stesso abbiamo visto che comunque in classifica ha fatto una sorta di ascensore, no? Si è ritrovata terzo, poi è ritornato a essere sesto, settimo in classifica, adesso di nuovo terzo. Mettici dentro anche il periodo ovviamente del Covid, che non aiuta, perché
Ovviamente le società, le squadre e gli allenatori devono far fronte non solo ai vari infortuni e quindi alla loro gestione, ma anche, Certo. secondo me, alla fortuna, no? Di non avere positivi, in E squadra. questo incide, cioè, questo è un elemento giustamente che oggi incide, cioè la fortuna di ritrovarsi senza molti positivi squadra. No, Prima di volevo continuare. aggiungere, se mi permette, Sì, soltanto no. velocissimamente, la Vai, vai. mia domanda era proprio in virtù di una continuità in queste difficoltà del Napoli. Ovviamente la stagione attuale è così particolare che Certo. non farebbe testo se questo problema si fosse palesato solo in questa stagione, però insomma ricordavo anche la passata stagione, magari anche il primo anno sempre di Ancelotti, perché poi l'unico anno in cui il Napoli è stato estremamente continuo è stato quell'anno del Vabbè, dei 2018 con 91 punti Sarri che con 91 con punti, perciò la mia domanda era Zaki. No, eventualmente ma era. solo per spiegare Salutiamo la. chiaramente. No, ma abbiamo capito perfettamente il tuo pensiero. Salutiamo l'amica e collega Silver Mele che ci saluta grandissimo. Lo salutiamo con affetto Certamente. all'amico e collega Silver Mele. E continuiamo. Ecco, io poi avevo chiesto a Gerardo della formazione. Gerardo poi giustamente ha posto questa domanda a Luca e Max sull'atteggiamento Solo psicologico. la questione dell'attaccante, perché poi la formazione, secondo me, è quella Sì, che hai illustrato. assolutamente. Condivido in pieno. Ecco, Luca, volevo chiederti, tu pensi che alla fine giocherà Petagna e quindi Mertens e Politano saranno due pedine importanti, soprattutto considerando i cinque cambi a disposizione dei due tecnici? A questo punto credo che dar continuità comunque alla prestazione che c'è stato con l'Empoli, la prestazione che c'è stata con la Fiorentina e gli altri sono giocatori che potranno essere importanti nel corso della partita perché alla fine rientrano dopo settimane e quindi hanno bisogno anche di tempo, quindi magari giocatori duttili, veloci che dovranno essere importanti nel momento che verranno chiamati in causa, ma perché le partite è una partita secca, poi non si sa come può andare a finire. Se stai a guardare le partite della settimana scorsa di Coppa Italia, ripeto, in questo momento difficile, Certo. prima non si era mai visto che le quattro partite, tre andavano ai tempi supplementari. Quindi E anche Napoli-Empoli, può penso succedere soltanto a tutto. Napoli, è stata in bilico fino al 30° del secondo tempo, cioè un qualcosa di impensabile, giustamente, fino a poco tempo fa. Ma è impensabile tutto quanto, però quando vedo le critiche, ma non in Napoli, in tutte le squadre, bisogna anche rendersi conto che comunque non tutte le annate sono uguali e in questa annata veramente è molto particolare perché la Juventus si è trovata a giocare a San Siro, in una squadra nuova, in ricostruzione, con un allenatore totalmente nuovo, giovane. E ti trovi a San Siro che magari per Covid ti manca tre giocatori che ti possono Certo. fare la differenza, e cambia tutto. Cioè non, quindi bisogna stare tranquilli e non criticare, perché a me la cosa che mi dà fastidio più tante volte quando sento di Gattuso è che c'è stato un momento dopo la partita con lo Spezia che tutti lo massacravano e tutti dicevano dai dimissioni, vattene a destra e a sinistra. Non si può fare una partita dove vinci e siamo tutti contenti, vinciamo qui, vinciamo là, vinciamo tutto e la partita dopo magari la sbagli perché ci può stare e sono tutti dei coglioni. E nel calcio ci vuole Assolutamente equilibrio, non esiste questa cosa qua. E Napoli, lo devo ammettere, da questo punto di vista c'ha un po' questo difetto che l'ho vissuto anch'io, dove si passa dalle stelle alle stalle in un attimo. Quindi un consiglio che posso dare, specialmente Luca, in una stagione nella tua come questa. stagione tu ricorderai dopo una sconfitta a Castellammare con il Napoli ancora Mamma prima ci fu mia, mamma mia, lascia sì. perdere, lascia perdere, non quella mia, era un Napoli no, prima in non me lo classifica. ricordo. ma non me lo scordo, tranquillo, non me lo scordo, mi ricordo No, Alessandro no, Turco dopo, quindi perciò ti dico. non, no, mi ricordo, però aspetta, qui c'è una situazione diversa, perché lì è una squadra che comunque doveva vincere, Certo. e lì fu una prestazione veramente brutta, ci siamo anche meritati gli insulti e tutto il resto. No, no, però Però ti per ripeto, dirti un po' come. no, io conosco bene la situazione, però ti ripeto, non si può passare dalle stelle alle stalle, perché non si può passare che Certo. hai vinto 6-0 con la Fiorentina, e vinciamo con la Juve mercoledì, poi arriviamo, ce la giochiamo per lo scudetto e destra e sinistra, e va bene. Se poi qualcosa non va bene, allora siamo in un'onata fallimentare, questo deve andare via, questo basta, questo qui non ci piace, questo qui... No.
ci vuole un equilibrio e vedere nell'arco della stagione quello che uno riesce a fare, perché non si può giudicare ogni volta per una partita, basta. È giusto così. Max, a te chiedo, anche a te della formazione, se ti aspetti a questo punto Petagna prima punta, o pensi che Mertens in ultimo possa farcela e Gattuso abbia comunque questa tentazione di schierare il numero 14 azzurro da titolare? No, non credo, come ha detto anche Luca, voglio dire, parliamo di giocatori che ovviamente non vedono il campo da un po', non hanno continuità. Io penso che Gattuso possa schierare Mertens solo nel momento in cui Petagna non ce la dovesse fare o nel momento in cui dovesse riscontrare ancora qualche problemino fisico, ma secondo me la formazione è la solita, quella che più o meno hai elencato tu, con Lozano, Insigne, Zielinski e Petagna. Poi i due giocatori, come diceva Luca, rapidi, che possono rompere un po' gli equilibri, come Politano e Mertens, li terrei appunto per la ripresa nel momento in cui magari non riesce a sbloccare la partita, è fermo sullo 0-0 o corna facendo la stai perdendo, e allora hai non una ma hai due pedine importanti che ti possono rompere un po' gli equilibri avversari. Intanto il risultato che interessa al Napoli, non domani sera, ma lo Spezia sta vincendo, sì, 1-0 a Roma. E questa è una notizia, ecco, tornando al discorso di prima. Lo vedo leggermente in difficoltà. Roma Spezia, ricordiamo. Ha segnato Galabino verso rigore. Galabino, Vec Savellino, quindi tornando in territorio campano, sì. A lui ha fatto molto bene in terra alpina. Ricordiamo, se passa la Roma, il Napoli giocherà all'Olimpico il suo quarto di finale in gara unica, Roma-Napoli. Se invece a superare il turno sarà lo Spezia, ci sarà Napoli-Spezia a San Paolo, quindi sarà la rivincita della gara della Befana. È ancora lunga, ma però, no, ecco, guarda, è meglio incontrare la Roma, perché io mi ricordo che con lo Spezia non è una grande tradizione, perché l'anno che abbiamo fatto perso la Supercoppa, sì, la Supercoppa, 0-0 la Spezia, e si perse 2-1 Luca, ma no, ti faccio una domanda, ma tu a distanza di 15 anni hai capito perché Orsato vi ha annullato il 2-1 di Sousa? No, vabbè, non l'ho mai capito. Fortunatamente era una coppa che non... No, ma molti tifosi non la volevano nemmeno, tra virgolette, per dire di non avere un trofeo di Serie C in bacheca. C'era anche questa diatriba. Infatti erano pochi gli spettatori al San Paolo quel giorno, se ricorderai, 5-6 mila persone. Però comunque ci fu un errore veramente clamoroso, perché il gol di Sousa era regolarissimo, il Napoli aveva vinto quella coppa e non si è mai capito perché Orsato annullò quel gol. Luca, tu confermi che eri lì? Sì, ero lì, non lo so, dai, tanto, sono tante cose che non sono... È andato in prescrizione, non si capiscono, ormai siamo fatti vecchi tutti, cioè almeno noi, un po' di più, però... Assolutamente, prima di salutarti, Luca... Spezia, però 2-1 dopo, lo Spezia è venuto a San Paolo a vincere 2-1, quindi non so che augurare, perché ci sono anche delle squadre, insomma, delle bestie. Certo, no, vabbè, comunque lo Spezia... Sinceramente, se prendi lo Spezia, insomma, i quarti di finale e te la giochi in casa, non so che pensare della casa. Cioè, a volte si diceva, oh, se gioca in casa, cioè abbiamo il pubblico dalla nostra parte. Certo. Ora non giochi, cioè, non cambia niente. È un fattore che ti ha annullato. Non cambia niente, assolutamente. Prima magari di casa lo Spezia, perché entra dentro il San Paolo. Voglio chiedere a te, a Gerardo e a Max, invece in casa Juve, vi aspettate, ecco, inizio prima da Gerardo, poi Luca e Max, vi aspettate Kulusevski, Ronaldo e Morata, tutti e tre contemporaneamente insieme, o pensate che sia una soluzione, diciamo, azzardata, e che anche Pirlo, come magari Gattuso, voglia avere magari un'alternativa più in panchina, magari Kulusevski, da far entrare in gara in corso? Gerardo, prima a te la parola. Sì, quella di tenere eventualmente un'alternativa da impiegare a gara in corso in caso di necessità, e noi ci auguriamo quella necessità la Juve possa averla, potrebbe essere una mossa e un qualcosa che appunto porti Pirlo a non mettere
tutti in campo dall'inizio, ovviamente l'escluso sarebbe Kulusevski. Diciamo sapevo che secondo me, meno quanto visto, per quanto visto nella partita con l'Inter, il problema principale della Juve è a centrocampo. E lì che il Napoli, con l'ingresso di Demme al fianco di Bakayoko, dovrà vincere la partita. Io spero ovviamente che vinca la partita lì, perché davvero contro l'Inter è stata disarmante, diciamo, sono state disarmanti le difficoltà a metà campo della Juve. Però, come ci ricordava, come ha detto Gattuso, anche gli altri azzurri, Mertens, Insigne, come ci hanno ricordato Luca e Massimiliano, mai dare per morta la Juventus nella maniera più assoluta, perché ha dei valori all'interno dello spogliatoio, un'esperienza, una mentalità vincente. C'è poco da fare, viene da 9 scudetti consecutivi, per dire solo gli scudetti, e quindi poi difficilmente la Juve sbaglia 2 partite consecutive, quindi il Napoli dovrà stare questo, molto... E questo è un po' il leitmotiv di questi giorni, difficilmente questa la Juve ne sbaglia 2 consecutive. È la realtà. Lo so, è purtroppo Leonardo, abbiamo visto, tornando alla parte dell'attacco di Juventino, l'abbiamo visto evidentemente in difficoltà, è quasi spaesato e avvilito per le difficoltà della squadra. Però diciamo, il campione lo conosciamo, e nella gara dove può agguantare un nuovo trofeo, un ulteriore trofeo, è pericoloso. Non si discute assolutamente. Luca, ti aspetti Kulusevski, Morata, Ronaldo, o magari ecco che Kulusevski possa entrare nella ripresa, quindi che Pirlo magari si schieri un po' più prudente dal primo minuto? Io credo che Pirlo, dopo aver visto dopo la partita con l'Inter, si sarà reso conto che non può giocare con Bentancur insieme a Rabiot, perché è stata veramente una coppia imbarazzante nel centrocampo dell'Inter a 3, dove dalla parte destra non sono riusciti a intervenire quando in quella parte c'era Hakimi e Barella, che lì è stata vinta la partita dall'Inter. Credo che cambierà totalmente il centrocampo. Io non so che cosa farà sinceramente, però penso che cambierà totalmente il centrocampo. Non può essere quello il centrocampo della Juve, specialmente in una partita come quella che si disputerà domani sera. Quindi ci sta anche secondo me che faccia entrare Arthur, perché Arthur non è un giocatore che dà grosse palle in profondità come faceva l'allenatore attuale Pirlo. Vabbè, ma quello non è facile, però è l'unico che sa far girare la squadra, è l'unico che prende palla, personalità non la perde mai, e quindi, e poi mancandogli comunque alcune persone che saltano l'uomo, tipo Cuadrado, perché alla fine l'altra sera tu vedevi una squadra piatta che giocava soltanto in orizzontale. Beh. E la Juve ha bisogno di, ce l'ha i giocatori, e Kulusevski è uno di questi, e anche lì però ha fatto 120 minuti contro il Genoa, quindi come la metti ne manca un pezzo, quindi alla fine detto la rosa ce l'ha, però è arrivata a giocarsi queste partite importanti. Col Milan ha dimostrato, il Milan in quella partita era in difficoltà perché comunque gli mancavano diversi giocatori, e la Juve è stata brava a approfittarne, ha trovato l'Inter che comunque era al completo. E la Juventus di questo periodo non si può permettere di lasciar fuori uno come De Ligt, uno come Alexandro, come Cuadrado. Questa è la differenza. Non so cosa fa, però sicuramente non farà di nuovo quel centrocampo lì. Non farà sicuramente quel centrocampo lì. Quindi tu, diciamo, ne manca anche uno come Dybala, quindi... Appunto. Max, tu che Juve ti aspetti domani? C'è un attacco con Kulusevski, Ronaldo, Morata? Se cambierà qualcosa al centrocampo, come giustamente ci diceva Luca, di questo centrocampo che non ha convinto a Milano, ecco, che mosse ti aspetti da Andrea Pirlo? Bella domanda. dipende sempre dall'allenatore come prepara la partita. Io credo che comunque, almeno inizialmente, non parta con i tre, ma parta comunque con un po' più di, diciamo così, di rispetto nei confronti del Napoli, perché comunque visto il momento della Juve, visto quello del Napoli, sicuramente a livello mentale in campo ci sarà più entusiasmo da parte dei giocatori del Napoli, quindi
È vero che, voglio dire, dalla Juve ti devi aspettare di tutto perché hanno campioni, hanno giocatori di esperienza, quindi sicuramente ribalteranno la Intanto prestazione. raddoppio dello Spezia, eh? Mamma mia, Fonseca è andato, Raddoppio dello secondo Spezia. me. Ci sta salutando live. Raddoppio dello La Roma Spezia, non è, scusate se vi ho la Roma interrotto. non è, No, 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 ti tranquillo. ringraziamo Luca, è un La aggiornamento Roma non è positivo. in un bel periodo. Assolutamente, È come lo diceva anche Luca prima, no? Ogni squadra, assolutamente. vedi, ogni squadra attraversa dei periodi sì e altri meno. Quindi, poi sai, quando entri in questa sorta di tunnel, o hai giocatori d'esperienza che ti fanno uscire subito, e comunque anche una certa fortuna nel ribaltare delle situazioni, e quindi ne Un vieni po' fuori quello che sta subito, avendo il no? Milan, Max, un po' di esperienza con Ibra, un po' di fortuna, un po' di rigori, che per l'amor di Dio non giudico se ci siano o meno, però i rigori ti aiutano, ti sblocca una partita, quindi... Sì, ma lì vedi, come dicevo io prima, lì si sono incastrate un po' di cose, capito? È arrivato Ibrahimovic, che comunque ha portato una certa personalità, sono comunque giovani che vanno dietro sia a lui, ma soprattutto all'allenatore. Anche con l'allenatore si è instaurato un certo tipo di rapporto, un certo tipo di feeling. Chi ha giocato sa che comunque se c'è feeling con l'allenatore ti viene tutto più facile. Se invece non c'è, inizia a remare contro e dopo diventa tutto più difficile, soprattutto nei momenti dove non ti gira bene. Quindi. Io ora saluto Luca, però poi quest'assist di Massimiliano lo prenderò al volo perché poi voglio fargli una domanda sul suo Napoli, sul feeling con l'allenatore. Quindi mi ha servito un assist prezioso, Max. Nel frattempo, nel salutare Luca, Luca, prima di salutarti, ti chiedo Ma un sai, pronostico, lo so. ti posso rispondere su una cosa che Come no, diceva certo. adesso Massimiliano. Lo sai dove sta cioè, la differenza su alcune situazioni? Che ci sono diverse squadre che comunque stanno peccando il fatto che non c'è la gente allo stadio. Ok? Tutte le squadre fondamentalmente. Però, se tu vai a vedere il percorso del Milan, di un giovane Milan, l'anno scorso accusava tantissimo. San Quest'anno, Siro, perché certo. giocare a San Siro per tanti ragazzi giovani non è facile. L'unica Assolutamente. squadra che Sta ha potuto beneficiando, trarre beneficio dal fatto che non ci sia il pubblico è il Milan in questo momento. eh. Sì. Che È una sono disamina di tranquilli, testa Sanzino. libera, San Siro mette tranquilli, pressione, testa giusto? libera. Gli altri anni, alcuni giocatori c'erano anche l'anno scorso. Quest'anno a volte paiono dei Luca, fenomeni. Ora, ci può basti vedere essere questa la crescita di differenza enorme. Calabria. Calabria, no? La Era crescita di stato, che Calabria, ma veniva di tanti altri giovani picchiato. che c'erano c'era No, anche ma l'anno Calabria veniva scorso. picchiato Non è che tutti noi gli abbiamo. estremi. Esatto, quello voglio dire. Veniva Ragazzi, picchiato ogni giocare in 79 certi anni. stadi, Esatto. giocare in certi stadi, Massimiliano lo sa, non è per tutti. Quindi, Esatto, o hai personalità da vendere, anche se sei giovane, o non ci puoi stare. Quindi, esatto. Esatto. quello che dici, cazzo, il Milan l'anno scorso, menti, non si salva perché si parla del retrocesso a un certo punto. Certo, E poi dopo si è parla vero, di alcuni giocatori che stanno siamo nei fenomeni. Quindi ti dico che nel male il Milan è quella che sta risoffrendo di più del fatto che non ci sia il pubblico, ma non perché il pubblico è San Siro, perché è un grande pubblico il è vero. pubblico di E San quindi Siro, torniamo ma all'inizio, l'aspetto alla mentale è scala del calcio è dura determinante. per tutti. Alla scala del calcio, quando cominciano a fischiare tutti, Certo, è diventa duro. pesante se non hai la personalità e non hai certe caratteristiche. Luca, ti ripeto, nel ringraziarti ovviamente per essere stato con noi, so che è difficile un pronostico per una finale, Juve-Napoli, però te lo chiedo, ti chiedo un pronostico, ci puoi dire anche solo se vai supplementari o meno, vai, ti do quest'altra chance, giusto per non diciamo, darti proprio un risultato Guarda, secco. ti dico che potrebbe andare come hai detto te. È È supplementare, supplementare. dopo, non, dopo può succedere di tutto, però che scaramanzia, stiamo zitti. Va bene, va bene. Approviamo la tua scaramanzia. Grazie Luca, ti ringrazio veramente di essere stato con noi, di cuore. Grazie Grazie a voi, un abbraccio, ciao Massimiliano, mille. ciao Ciao, ciao Luca. Luca, ciao. Ciao Luca, ciao. Ciao. Ecco, ora leggo altri messaggi che ci sono arrivati. Il collega Francesco Reale di pianetanapoli.it. Buonasera, buona puntata ragazzi, lo salutiamo. Gennaro Passaro ci scrive buonasera, ci saluta, noi lo salutiamo.
Max, ora voglio farti una domanda io, perché tu prima mi hai fornito un assist, no? Io prima raccontavo di quella semifinale storica con l'Inter, che è stata un po' la vera finale di quell'anno, perché la finale non la voglio. Con Vicenza-Napoli sono passati tanti anni, ma quella sì che è una ferita che è rimasta nei cuori dei tifosi. Però poi il feeling con Simone era ottimo, no? La squadra, poi sappiamo perché è stato esonerato, è stato mandato via quell'anno, ci furono problemi con la società, però poi il feeling con Gigi Simone era perfetto, penso. Sicuramente eravamo un bel gruppo dentro e soprattutto fuori dal campo. C'era sana competizione, ovviamente nei ruoli. C'era rispetto e ovviamente Simoni, che era l'allenatore, come si suol dire, no? Era quello che orchestrava al meglio il tutto, quindi da persona esperta e da allenatore ovviamente intelligente, sapeva gestire determinate situazioni. E quindi finché c'è stato lui, il campionato e la coppa sono andate In un certo senso. in un certo verso. Poi dopo lì purtroppo parliamo di problemi societari che voglio dire, sono a conoscenza di tutti, quindi Sì, ormai quando non dopo. hai, vedi, lo dimostra il Napoli di De Laurentiis, no? Quando hai una società forte, mi riferisco a un presidente forte alle Certo. spalle, e dopo vengono anche i risultati. Se non hai la società, non vai da nessuna parte. Salutiamo, ecco, entra con noi in diretta il collega di Viene da Napoli, Marco di Campana nel Pallone, chiedo scusa, Marco De Luise. Ciao Marco. Ciao Saverio, buonasera, buonasera Gerardo e buonasera Massimiliano, con cui Ciao, ho ciao il Marco. piacere di parlare Ciao Marco. stasera. Gerardo, passo a te la parola per una domanda a Massimiliano, io dopo ce n'ho un'altra, però ecco, io prima ti ho una curiosità e poi ovviamente passo la parola a Marco per una domanda sempre a Massimiliano. Sì, allora, Saverio, permettendo che tu hai ricordato il mio primo dispiacere da tifoso del Napoli, insomma, Napoli e Benevento. Io quella sera la ricordo, quella finale col Vicenza, la ricordo come se fosse adesso. La E il ricordiamo, la dispiacere, ricordiamo tutti purtroppo. nulla toglie a mister Montefusco, che in quegli anni ogni tanto doveva tornare in sella per le zone, per difficoltà. Però il dispiacere è dell'allontanamento di Gigi Simoni. Perché poi Napoli, io dall'inizio, ero al secondo in classifica. Penso, Un fine bel giro di Napoli. andata, ora sono passati diversi anni, però era secondo in classifica e poi era arrivato a giocarsi la finale di Coppa Italia, che per un ragazzo dell'88 era il 96, giusto, Max? 96, il 96-97. passo, 96-97, che poi 97-98 il Napoli retrocesse l'anno seguente. Quindi, però diciamo che la seconda metà di stagione, Max, penso tu sarai d'accordo, già aveva segnato un po' il declino in maniera seria della società, e quindi forse quella Coppa Italia poteva essere l'epitaffio degli anni d'oro del Napoli, da concludere un po' con una coppa quelle situazioni là. Mazze, io da te, perché tu poi eri anche nel lato di Olivieri, spero di non ricordare male, giusto? Sì, tornò Quell'anno per Olivieri. la domanda è: che cosa mancò al Napoli per vincere il campionato? Perché poi la rosa era importante, cioè erano tutti giocatori esperti e di qualità, eravate, no? Sì, diciamo che non era, secondo me, non era una rosa proprio Da vincerlo. diciamo, da stracciare il campionato. Comunque, in alcuni ruoli c'erano giocatori che, secondo me, non erano all'altezza, con tutto il rispetto parlando, No, ovviamente. ci mancherebbe. Poi mettici che comunque, sai, se a Napoli devi vincere a tutti i costi, non è facile. In più c'era un allenatore come Olivieri che era a Napoli per il primo anno. Cioè, sono tutte cose che, sai, non ti aiutano. Quello è il discorso. Quindi, sai, il tempo che tu impieghi per capire cosa vuole l'allenatore, poi Olivieri è un allenatore particolare, è uno che comunque pretende tantissimo
dal suo modo di vedere calcio, dagli schemi, e quindi, sai, ci vuole tempo per assimilarlo, non è, tra virgolette, dici, ok, ti metti in campo, fate quello che volete, e quindi uno entra in campo, ha più o meno le idee chiare, quelle poche cose che deve fare le fa ed è finita. Con Olivieri non è così, non era così, quindi abbiamo perso, come ti dicevo, tempo nell'assimilare un po' di cose, però nel frattempo abbiamo Le perso acque anche andavano, tutti, è chiaro. e a Napoli poi lo sai, a Napoli se perdi punti, se devi vincere il campionato Poi e in Serie B devi vincere, dopo quindi. due giornate non sei primo in Certo. classifica, diventa tutto più difficile. Marco, lascio a te la parola per una domanda a Massimiliano. Sì, allora io, Max, volevo chiederti, visto che avete affrontato un po' il discorso, come diceva Gerardo, un po' di questo Napoli, dell'aspetto mentale di questa squadra, ma al di là di un calo mentale o di una mentalità che ancora non c'è, che a mio parere non c'è quella grande mentalità, e sarebbe quel passo in più che il Napoli deve fare, ti volevo chiedere se questa squadra di Gattuso ha un'identità sua oppure no. O meglio, se comunque queste prestazioni altalenanti sono soltanto dovute ad un calo mentale, anche fisico, o anche ad un problema, diciamo, tattico. Ma allora guarda, ti dico, il problema mentale, come abbiamo detto anche prima, quello è dovuto secondo me anche da altri aspetti. Vedi il fatto che comunque si gioca ogni 3 giorni, non è facile tenere sempre la spina attaccata, ragazzi, cioè i Certo. giocatori sono esseri umani, quindi No, ti può certo. capitare comunque. Stai sul pezzo una partita, la seconda, la terza, la quarta ti può capitare di toppare, diciamo così. Vuoi, come hai detto anche tu, sicuramente, almeno per come la vedo io, l'aspetto tattico. Secondo me Gattuso si è intestardito troppo in un certo periodo, e mi riferisco più o meno alle precedenti partite, si è intestardito su questo modulo di gioco del 4-2-3-1, che per carità può sicuramente portare i suoi frutti, però a centrocampo, secondo me, Ma è in difficoltà. Vai in difficoltà se i due esterni non ti danno una mano, e se nel caso della mezza punta, diciamo così, di Zielinski non ti viene a raccordare al centrocampo. Ma quello è un problema secondario. Il problema principale sono i due di centrocampo. Tu non puoi assolutamente giocare con Bakayoko e Fabian Ruiz, che Fa sono che due hanno un giocatori passo. lenti. Esatto. E come abbiamo visto soprattutto contro la Fiorentina, ma quello era diciamo un'ennesima controprova perché non ce n'era bisogno, almeno ripeto, per come le ho viste io le partite, non puoi fare assolutamente a meno di Demme, cioè puoi alternare eventualmente Bakayoko con Fabian Ruiz, ma non puoi Ma lei è assolutamente fare a imprescindibile. meno adesso come adesso, no, Per ma anche lo caratteristiche stesso. comunque. Attenzione, guardate, anche lo stesso Lobotka, che ha più o meno le stesse caratteristiche di Demme. Cioè, io in alternativa a Demme metterei lui, Ah ma sì, non anche io. metterei mai assolutamente No, i no, no. due che in diverse partite hanno formato la coppia di centrocampo. E il Napoli ha fatto fatica. Massimo, anche per il modo di giocare, perché poi sono tutte e due tendenti a rallentare eccessivamente il gioco, sia Bakayoko che Sia Fabian, Bakayoko che Fabian Ruiz. passaggi indietro Bakayoko, cioè, invece Demme, per quanto non sia un regista che verticalizza come potesse Pirlo, ma anche Jorginho ai tempi del Napoli, no? Però comunque ti dà un dinamismo maggiore, anche verticalità maggiore. Invece la manovra del Napoli, almeno, ripeto, Con come Fabian Ruiz e dicevo, Bakayoko, io concordo con voi. Come vedevo le partite, era troppo scontata, troppo facile per l'avversario capire dove si deve direzionare il pallone. Invece adesso vedo una manovra molto più veloce, anche diciamo, un giro palla più veloce, no? Invece prima passettini, io te la do a te, tu la dai a me, però sempre sul posto, nessuno che andava senza palla. Ma vedi, ovviamente
ogni calciatore ha le sue caratteristiche. Poi dopo è ovvio che noi allenatori, tra virgolette, cerchiamo di snaturarli un pochettino perché ci fa comodo, abbiamo delle idee e quindi delle idee, diciamo così, di modulo e quindi vogliamo, forziamo, diciamo così, Per far adattare i giocatori al modulo, diciamo. esatto, però vedi nel caso specifico di Fabian Ruiz, lui è il classico centrocampista a tre, lui a due non può giocare, a tre La classica comunque mezzala, Max, in centrocampo a sì, tre. la classica mezzala anche perché comunque ha un buon piede quindi se lo tiene un po' più vicino alla porta ti può capitare, ecco, come è successo anche nelle ultime partite. Mi sembra con il Torino o proprio con lo Spezia, adesso non mi ricordo, Con che palo, con giusto? un tiro, esatto, col tiro a giro ha Sì. preso anche un palo e in quella circostanza là si erano messi a tre perché Gattuso aveva messo, mi sembra, Demme a fare il play e aveva spostato Fabian Ruiz Sì. nel ruolo di Con mezzala. l'Empoli, se non mi sbaglio, con in Coppa Con Italia prese il l'Empoli, palo bravo, con ecco, esatto, l'Empoli. bravissimo, bravissimo, con l'Empoli. Quindi sicuramente c'è anche l'aspetto tattico, questo è da valutare anche Fuori questo, discorso. sicuramente. Max, io invece voglio chiederti, ieri sera nella trasmissione, ecco, del collega Silver Mela, che Miele, che ci salutava, c'era il procuratore di Insigne, Vincenzo Pisacane, che raccontava un po' l'attesa di un calciatore napoletano che vive una finale. Lui dice, chiaramente il carico emotivo è doppio, perché oltre al professionista c'è il tifoso e sente maggiormente la responsabilità di essere napoletano. Ecco, tu l'hai vissuta sia una semifinale che valeva tanto, quella con l'Inter, e due finali, perché ricordiamo che all'epoca era andata e ritorno. Sentivi una pressione diversa, Max, rispetto ai tuoi compagni? Sentivi di dover dare qualcosa in più? Cioè, come l'hai vissuta quella finale? Secondo te, ecco, come la vivrà Insigne, che è anche capitano, quindi avrà quest'altro, diciamo, peso e onore, chiaramente, in più. Ma guarda, al di là della finale, secondo me, un napoletano tifoso, calciatore e tifoso, la pressione la sente sempre. Perché ovviamente, ogni partita, vuoi dare il massimo e quindi, sai che comunque hai questo peso e quindi ogni partita diventa importante. Te l'ho detto prima, le finali, le partite poi più importanti si preparano anche un po' da sole, quindi anche il calciatore non va a caricarsi oltremodo. Io credo che Insigne ormai abbia fatto esperienza, diciamo così, dell'ambiente, sa gestire, a differenza dei primi anni che era a Napoli, queste situazioni. Quindi sicuramente sa che è un giocatore importante per Napoli, un giocatore importante per questa squadra, è un giocatore di qualità e quindi tutti, a cominciare dall'allenatore, si aspettano tanto. Assolutamente, assolutamente sì. Marco, a te voglio chiedere, ecco, collegandomi al discorso Insigne che abbiamo appena affrontato con Max, secondo te, ecco, chi sarà l'uomo chiave della gara di domani? Insigne con la sua qualità, Lozano, che è in grandissima forma, che comunque sta giocando delle ottime gare e che dà, diciamo, la possibilità di superare spesso l'uomo e quindi di creare la superiorità numerica. Cioè, a tuo avviso, quale sarà l'uomo partita, sperando che ovviamente ci sia per il Napoli? Beh, secondo me in una finale è difficile dire quale sia l'uomo partita. Ti dico che chiaramente Lozano può essere un papabile, perché secondo me è un calciatore molto imprevedibile, è uno che se scappa alle spalle della difesa è quello che crea maggiori pericoli comunque sulla destra. Chiaro è che Insigne con la sua qualità può fare la differenza, come può fare la qualità anche lo stesso Zielinski, ma come abbiamo calciatori di enorme qualità nel Napoli, poi c'è anche la Juventus con i suoi calciatori, quindi sai. Io spero innanzitutto che sia una finale
spettacolare che comunque ci dia Marco, ci ti faccia anche chiedo un po' non un nome del pensare. Napoli, un nome della Juve, ma lo chiederò anche a Gerardo e a Massimiliano, cioè chi ti aspetti come uomo partita del Napoli e chi della Juve? Beh, allora del Napoli ti dico vado su Insigne, perché comunque è capitano e deve dimostrare una parte cosa importante di saper trascinare comunque i suoi compagni, cosa che secondo me ha fatto leggermente meno in altre partite, quindi può essere la serata decisiva per trascinare comunque i suoi compagni. E per la Juventus ti dico Ronaldo, perché Ronaldo è lo Immaginavo. so che è scontato, però Ronaldo, sai, sta vivendo secondo me No, un vabbè, ci sta ambiente tutto, in cui ovviamente, ci sta non anche è abituato a vivere, in un periodo difficile con la sua Juve, non è un calciatore che è abituato a perdere, lo sappiamo, quindi vorrà sicuramente riscattarsi, specialmente dopo la sconfitta contro l'Inter. Pirlo infatti ha dichiarato, Marco, proprio perché sono abituato, giustamente la Juve è abituata a vincere, ma anche il Napoli poi in questi anni ha vinto comunque i suoi trofei, tre Coppe Italia e una Supercoppa. Pirlo ha dichiarato che le finali si giocano e si vincono. Ecco, Gerardo, vabbè, il commento non c'è a questa dichiarazione, perché ovviamente è giusto che lui carichi la squadra, nel senso che dal suo punto di vista fa bene a caricare la squadra. Pirlo Assolutamente. ci ha fatto vivere anche a noi italiani una gioia importante, quella del 2006, però anche Pirlo ha perso qualche finale. Io mi ricordo quello del 2005, 3-0 nel primo tempo, il Milan di Ancelotti con Liverpool, quindi qualche finale anche Pirlo l'ha persa, che sia di buon auspicio. E Detto anche la ciò, Juve, Gerardo, direi, anche la Juve, direi, qualche finale. la Juve qualcuno ne ha persa sicuramente. Gerardo, un nuovo partito del Napoli e della Juve. Beh, l'uomo partita del Napoli secondo me potrà essere proprio Lozano e credo e spero imbeccato da Insigne, un po' sulla scorta del gol che abbiamo visto con la Fiorentina, perché la Juve a sinistra è in difficoltà, perché non potrà, non avrà Alexandro, non avrà nemmeno Cuadrado che ha la bisogno di poter adattarsi anche a piede invertito a sinistra in difesa e anzi, mi pare di aver letto anche difficoltà per Frabotta, non so se magari mi sto sbagliando. Quindi, davvero, addirittura si parla di Bernardeschi terzino sinistro. Terzino, sì, è una possibilità. Io dico, io ci firmerei per avere Bernardeschi in quella posizione con Lozano che lo punta. Cioè, il Napoli poi la partita, come io ho detto prima, la dovrà vincere a centrocampo perché lì la Juve ha palesato le maggiori difficoltà. Ma se dovesse giocare Bernardeschi, poi il calcio, l'hanno detto Max, ce l'hanno ricordato Max e anche Luca prima, è imponderabile, magari poi perdi con un'azione sulla fascia di Bernardeschi in velocità su Lozano e quello che abbiamo detto finisce in Certo, una viene a curva mancare. di sapore. Però in linea teorica Lozano vince il duello 100 volte su 100 contro Bernardeschi, o 99 almeno, e potrà essere un fattore determinante per il Napoli. Dall'altra parte, per la Juve, certo, chiaramente il nome che ha fatto Marco, ovvero Ma no, Ronaldo, è quello è un chiaro. nome che è quotatissimo, però non lo so, per come gioca Morata e per come a volte difende male il Napoli, che lascia l'uomo da solo, perché poi i gol che a volte prende il Napoli quasi non marcano al centro dell'area, io avrei quasi più paura di Morata che di Ronaldo, paradossalmente. Spero Max, di sbagliarmi certo, su fronte Juve, no, noi ovviamente. speriamo che non ci sia un uomo partita della Juve, assolutamente. Max, ti chiedo l'uomo partita del Napoli, l'uomo partita della Juve, e poi ti chiedo, Pirlo ha dichiarato, giocherà Szczęsny e non Buffon, è una scelta che ti aspettavi? Allora, parto dall'ultima. Beh, quello ti fa capire come ovviamente Tengono. tengono alla partita, no? Perché evidentemente la squadra si sente più a sicuro con lui e quindi Pirlo lo schiera in questa partita che ovviamente è partita secca e non puoi fare Esperimenti. tanti esperimenti. Per quanto riguarda i giocatori, beh, io sono in sono d'accordo anche con Gerardo per quanto riguarda il discorso che faceva di Ronaldo e anche di Morata, perché sono Morata in area e al fiuto del gol. E quando passano le palle, lì lui è molto attento e è il classico attaccante d'area di rigore. Quindi con la linea difensiva del Napoli, che non è attentissima,
e può creare problemi. Ronaldo, come diceva giustamente Gerardo, non è abituato a queste situazioni, non è abituato a perdere e quindi sicuramente approccerà diversamente a questa gara e può creare difficoltà perché lui ovviamente non ha un ruolo fisso, no? Lui tende a spaziare, tende ad andarsi a trovare un po' lo spazio dove poter ricevere tra le linee e avendo noi un centrocampo a due, se ci becca dietro le spalle ai due centrocampisti, dopo Dolore. possono essere dolori, mettiamolo così. Però dal canto nostro, voglio dire, noi abbiamo comunque diciamo così, un tridente là davanti che non c'entra niente, Male. che non è male perché comunque se Lozano, Zielinski e Insigne sono in giornata possono sicuramente fare la differenza perché hanno qualità importanti e Lozano ha qualità da vendere. Soprattutto per quanto riguarda la corsa, Zielinski e Insigne, qualitativamente parlando, possono inventare veramente di tutto. E poi Poi Massimo, dopo. scusami, la Juve sarà costretta a schierare ancora Chiellini, non per il dolore assoluto del calciatore, attenzione, però che dopo tanti mesi di inattività dovrà fare due partite in pochi giorni, perché Chiaro. poi non ci sarà nemmeno Demiral. Quindi magari la velocità, lo spunto, troverà di posizione ed esperienza sicuramente. Però magari Lozano può tagliare tra lui e il terzino, inserirsi molto, no? Quindi sono giocatori che possono dar fastidio a un giocatore che magari non è al meglio, giustamente. No, ma guarda, giocatori come Lozano, Zielinski, lo stesso Insigne, A tutti. o Mertens o Politano che magari possono subentrare. Sicuramente adesso come adesso, alla linea difensiva, che oltretutto ha anche difficoltà, come dicevate, della Juve, possono creare sicuramente difficoltà. No? Parliamo di giocatori, vedi Chiellini, ma anche lo stesso Bonucci, cioè, non è più la linea difensiva, di Una una volta volta, la famosa BBC Bonucci Barzagli e lì. iniziano ad avere una certa età anche loro. Il calcio ovviamente ha un'intensità elevatissima e lo dimostrano le qualità di Lozano. Se ti parte, non gli stai dietro. Quindi o fai alla Bonucci e Chiellini che alzano il braccio e quindi lo fermano, però fanno difficoltà. È una partita da giocare perché sicuramente loro non ci staranno a perdere, però il Napoli deve fare attenzione perché non si deve sedere sugli allori di questo 6-0 di filata alla Assolutamente. Fiorentina. Soprattutto come abbiamo detto poi in tutta la puntata, quando c'è la Juve bisogna stare particolarmente attenti. Allora, mancano 23 ore a Juventus Napoli, quindi a 23 ore da Juventus Napoli io chiedo il pronostico prima di salutarci a tutti e tre. Inizio da Marco. Marco, prima avevamo Luca Lagrimini ospite e gli abbiamo dato la possibilità di dire, anche se non voleva dire il risultato fisso, ma quantomeno se la gara va ai supplementari o ai rigori, come è capitato nelle ultime due finali a Doha e a Roma. Ecco, tu ti aspetti, ci vuoi dire il risultato fisso o una previsione tra supplementari e rigori? No, io il risultato fisso non te lo dico, però ti dico Tutti alla luce di scaramantici. tutto quello, sì, assolutamente, ma alla luce di tutto quello che si è detto, ti dico che la bilancia pende un po' di più a favore del Napoli, secondo me per diversi motivi, perché la Juventus è ancora un cantiere molto aperto, sia da un punto di vista di identità e poi le mancanze che ha chiaramente mettono un ulteriore bastone tra le ruote, quindi chiaramente ti dico che la bilancia sulla carta pende dalla parte del Napoli. Poi fortunatamente abbiamo
Max e Luca che ci ricordano che il calcio è imprevedibile, però noi ci auguriamo che sulla carta posso aver ragione e potete aver ragione anche voi. Diciamo insomma. Che Marco, per concludere, hai 55 Napoli, 45 Juve, la chiudiamo così. Sì, la chiudiamo così, perfettamente. Va sì. Bene. Gerardo, tu vuoi sbilanciarti un po' di più rispetto a Marco che giustamente mantiene la linea della scaramanzia? Saverio, tu sai come la penso, quindi sai come la penso purtroppo. Io appoggio quello che ha detto Marco, perché in linea teorica, sulla carta... Ma possiamo dirlo come la penso? Sì, sì. Io e Gerardo ci siamo sentiti e abbiamo detto, ma nel 2014 l'abbiamo vinto i rigori, e nel 2019, a giugno l'abbiamo vinto i rigori, ma ci gira sempre bene. Quindi la nostra paura è che... È più una questione di numeri, di cabala. Cioè, dico, esatto. La carta, d'accordo con Marco, se dovessi giocare un euro lo giocherei sul Napoli, perché la Juve è proprio in difficoltà, il Napoli speriamo che abbia risolto quei problemini che ha palesato nel tempo. E poi io resto della mia idea, il Napoli le partite importanti, i big match li gioca, poi magari li perde, poi li gioca con un'intensità, un'attenzione, una concentrazione, una determinazione diversa. Mi preoccuperò più non per il risultato, di se passerà lo Spezia il turno, ma non perché lo Spezia già ha vinto a San Paolo, ma proprio perché lì vedremo il Napoli se riuscirà a non sottovalutare più le gare o continuerà con l'andamento, con quel trend errato degli ultimi anni. Detto ciò, io ho sensazioni negative sul risultato, perché come dicevi tu, come hai anticipato tu, va bene, ti è andata bene una, due, tre volte sarebbe davvero qualcosa di... cioè, mettiamo limite alla provvidenza. Quindi, se dovessi dirti il pronostico, la sensazione non è proprio positivissima. Però, va bene. Voglio aggiungere un attimo una cosa. Voglio dire che comunque è una grande occasione per il Napoli, perché non so quante volte ti ricapiterà a trovare una Juventus in una fase di ricostruzione con Pirlo, certo, con tante assenze. Quindi faccio leva su quello e speriamo che ci portiamo il secondo trofeo dell'era Gattuso, insomma. Assolutamente d'accordo. D'accordissimo. Max, il tuo pronostico, le tue sensazioni sulla gara, ecco, se si potrà andare nuovamente sul plenario, se ti aspetti che magari possa essere risolto nei 90 minuti. Ma guarda, io non credo che si vada ai supplementari. Parto da quello che ha detto Marco. Secondo me si potrebbe, Gattuso potrebbe replicare, diciamo così, la vittoria della Coppa con cui ha iniziato la stagione. E poi è una finale. Io ai numeri ci credo poco, purtroppo, perché quello che succede in campo con i numeri c'ha poco a che fare, quindi non è una critica, il discorso di me, Gerardo, infatti non aveva nessuna base né tecnico né tattica, era un discorso Guardate che non è per voi, è che io, quando giocavo iniziavano ad arrivare negli spogliatoi i dati della gara. Ora veramente non erano quelli di oggi, perché sono numeri ovunque, cioè ti contano pure quanti passi fai, ma allora iniziavano con questi numeri, no? E io già lì diventavo matto, perché non avevano niente a che fare con quello che succedeva in campo, capito? Perciò ti dico, se vogliamo dare dei numeri, ti dico, è una finale, quindi è 50-50, al di là delle difficoltà della Juve o altro, dei dati statistici. Secondo me, se il Napoli approccia bene, come ha approcciato con la Fiorentina, ma ripeto, senza adagiarsi su quello che ha fatto con i Viola, secondo me è una partita che può vincere 2-1. Io ringrazio Max perché ci ha dato il risultato esatto, si è sbilanciato, e quindi ringrazio veramente tutti voi, ringrazio Marco per essere intervenuto nell'ultima mezz'ora della nostra puntata, collega della nostra redazione di Campana del Pallone, ringrazio Gerardo De Giovanni, collega del Sanita e PiedaNapoli.it, grazie Gerardo. Grazie a te Saverio, grazie mille. Max, grazie di cuore per essere stato con noi.
per aver anche rivissuto momenti belli e brutti, cioè brutti nel senso quel ricordo non bellissimo della tua avventura azzurra, però ogni volta che sei in diretta, non solo con noi, ma lo vedo anche nelle altre trasmissioni, hai sempre grandi dimostrazioni d'affetto e quindi questo penso che sia il trofeo più bello che tu possa conservare nei tuoi anni di Napoli. No, penso che, diciamo, concordi con me, l'affetto dei tifosi resta il trofeo più bello. No, no, ma quello, guarda, è un trofeo, devo dire la verità, che mi accompagna davvero in tutte le piazze dove ho giocato. Ho dimostrazioni di affetto veramente ovunque. È ovvio che sono napoletano, quindi le dimostrazioni di affetto della mia città, dei miei tifosi, mi inorgogliscono sicuramente di più e quindi ne vado fiero. Questo assolutamente. Poi quando si parla di Napoli, Save, lo sai, noi napoletani siamo i primi, quindi con piacere accetto gli inviti. Ultimamente è a raffica, sto veramente, mi arrivano richieste da ogni dove, però ripeto, quando si parla di Napoli è anche un piacere, al di là del rivivere ovviamente il passato, però. Parlare del Napoli adesso faccio allenatore, sai, è anche simpatico vederla sotto altri punti di vista. Quindi, grazie a te Assolutamente. dell'invito. No, Saluto Gerardo, saluto Marco e forza Napoli grazie a tutti sempre. voi, grazie, esattamente. Grazie a tutti voi, grazie a tutti voi per essere stati con noi e come diceva Max, forza Napoli sempre, soprattutto sempre, ma soprattutto per domani. Speriamo bene e speriamo che la terza Supercoppa possa approdare all'ombra del Vesuvio. Un saluto a tutti e a risentirci a martedì prossimo con Campana nel Pallone Live.